marzo 2021. Nelle control room di ExoMars 2020 l'aria che si respira riporta alla mente le immagini che hanno preceduto il landing di Curiosity. È stata avviata la sequenza di atterraggio, la fase più critica della missione, ma la scena, che ci auguriamo avere un epilogo altrettanto festoso, stavolta non si svolgerà né a Pasadena né a Houston, ma in Italia, a Torino, nella sede di Altech, dove si trova il ROC, il Rover Operations Control Center, il centro di controllo della missione euro-russa a guida italiana che cercherà tracce di vita sul pianeta rosso. L'Europa non è mai stata sulla superficie di Marte prima d'ora. In realtà l'Europa ha soltanto due missioni su Marte, che sono Mars Express e ExoMars 2016. Entrambe hanno messo in orbita marziana una sonda, e in particolare ExoMars 2016 ha lasciato in orbita marziana il TGO, che è appunto la sonda che dovrà fare da relay, da tramite di telecomunicazioni con l'Europa e con il mondo per ExoMars 2020. Da questi computer arriverà l'input per lo sbarco su Marte del rover Rosalind Franklin, chiamato ad essere il primo robot europeo nella storia a calcare le sabbie del pianeta rosso. Ci troviamo nel Rover Operation Control Center e segnatamente nell'area denominata Mars Terrain Simulator. Quello che vedete qua è una rappresentazione operazionale dello scenario che qui al ROC ci troveremo a dover affrontare una volta che il rover sarà effettivamente sbarcato su Marte e sarà uscito dalla landing platform. Questa è una delle fasi più critiche della missione, perché sarà importante riuscire a ricevere tutte le informazioni che arrivano dal rover e dalla piattaforma di atterraggio, così da permetterci di capire lo stato e la situazione in cui il rover effettivamente si trova. La peculiarità di questa missione, al di là della prima volta europea, quindi della rilevanza di riuscire come europei e come Italia, visto che la guida della missione è totalmente italiana, la rilevanza è che per la prima volta viene forato il sottosuolo fino a 2 metri di profondità. Rosalind Franklin utilizzerà uno strumento realizzato in Italia, una trivella in grado di carotare il terreno e prelevare campioni negli strati sottostanti la superficie, dove, protetti dalle forti radiazioni solari, potrebbero celarsi indizi sull'abitabilità marziana. Ne abbiamo visto il modello di qualifica nella camera pulita dei laboratori di Thales Alenia Space, situato a 2 passi dal ROC. È la trivella del rover che andrà su Marte nel 2020. La trivella ha la possibilità di raccogliere campioni del sottosuolo marziano fino a 2 metri di profondità. Prende dei piccoli campioni facendo dei carotaggi con la punta fino a 2 metri. Poi il campione viene passato al laboratorio che è montato all'interno del rover. Lo scopo del laboratorio è andare a ricercare presenza di tracce di vita passata nel campione prelevato nel sottosuolo. Viene passato all'interno del laboratorio attraverso un meccanismo che lo porta all'interno del rover. Poi c'è una specie di piccolo mulino che serve per ridurlo in polvere. La polvere viene passata a questi meccanismi qua, che contengono dei funnel per dosare il campione. Il campione viene poi passato a questo carosello che lo presenta i vari strumenti che sono all'interno del rover. Se poi il campione è ritenuto interessante, viene depositato all'interno di questi piccoli fornetti che sono messi sul carosello. Questi sono dei forni che vengono riempiti con il campione marziano, chiusi attraverso questo meccanismo, scaldati ad alta temperatura, e i gas che ne derivano vengono analizzati attraverso il gas cromatografo, che poi li passa allo spettrometro di massa, ottenendo così una signature, uno spettro dei vari componenti del campione, che può essere utilizzato per la ricerca di tracce di vita passata. Già accaduto per l'oceano marziano, scoperto grazie al radar italiano MARSIS della sonda Mars Express, anche la risposta tanto attesa alla domanda se il pianeta rosso abbia mai ospitato la vita potrebbe arrivare da una missione a cui l'Italia, attraverso l'ASI, sta dando un contributo scientifico e tecnologico fondamentale.